Salve popolo di YouTube, bentornati su Scion, io sono NeoGeo82 e questo è Echo the Dolphin. Ho parlato fino alla nausea l'anno scorso di Anna dei Dream Painters, ma non me ne frega niente perché continuerò a parlarne anche oggi, perché qualche mese fa è uscita una versione extended del gioco dei Dream Painters, quindi appunto una Anna Extended Edition. I Dream Painters dopo un anno, quasi una, no, un po' più un anno, insomma, dopo un paio di mesi, hanno deciso di far uscire una nuova versione di questo gioco proprio per mettere una pezza a tutti i problemi che c'erano nell'anno originale. E non solo, hanno deciso anche di aggiungere dei nuovi contenuti per arricchire l'esperienza e farla diventare molto più bella, molto più accessibile e molto molto più godibile. Nel video di oggi vedremo un po' sommariamente, insomma, anche in maniera un pochettino così veloce, anche tutte queste novità che i Dream Painters hanno aggiunto al loro gioco Anna, facendo diventare, a mio parere, un gioco ancora più bello e ancora più imperdibile. Ovviamente io ho scritto già una recensione, ovviamente solamente scritta, quindi non video, ho già scritto una recensione su questo gioco all'uscita, la potete leggere nel link qua sotto che metterò qua sotto. Ovviamente dal sito Adventures Planet. E adesso vediamo un po' quali sono le novità del nostro Anna. La storia di Anna è una storia di un amore tormentato e morboso dall'atmosfera lugubre, mistica e decisamente orrorifica. Le modifiche che i Dream Painters hanno apportato a questo gioco sono sostanzialmente orientate a migliorare il coinvolgimento del giocatore in questa storia malata ed ossessiva. Uno dei difetti principali del precedente Anna era quello di presentare una storia troppo criptica e difficile da cogliere immediatamente. Questo si rifletteva anche sugli enigmi perché essi seguivano una logica tutta loro basata su strani riti esoterici di difficile comprensione. Il risultato era quello di vagare per le stanze alla ricerca di strani oggetti da mescolare tra di loro senza cogliere a fondo il vero significato delle proprie azioni. Tra le tante aggiunte dei Dream Painters ci sono una serie di libri nascosti nelle stanze della segheria. Ognuno di essi contiene storie, fiabe e descrizioni dettagliate di riti esoterici, tutto materiale letterario che aiuta il giocatore a capire cosa fare, come affrontare gli enigmi che gli vengono posti davanti e non per ultimo, comprendere la romantica storia che si nasconde nel buio della segheria di Anna. Oltre ai libri, il protagonista adesso potrà avere anche delle intuizioni, cioè dei pensieri che si trasformeranno in icone collezionabili in un apposito inventario a parte. Queste intuizioni potranno anche essere combinate tra di loro per arrivare a nuove conclusioni utili per la comprensione della trama, ma anche per sbloccare un ulteriore finale del gioco. Sono stati infatti ampliati anche i finali, ora abbiamo un totale di 8 modi per portare a termine A. Ma non ci fermiamo qui, perché anche parecchi enigmi sono stati rivisti, alcuni proprio aggiunti, mentre altri riscritti da zero. Ad esempio, l'enigma iniziale risulta molto più logico e meno criptico di quello dell'Anna Liscio. Niente più pigne da bruciare, insomma. Anna presentava un grosso backtracking da effettuare in poche stanze molto piccole, ma piene di oggetti abbandonati in disuso, pronti per essere riutilizzati nei modi più bizzarri. I Dream Painters hanno pensato di ampliare gli ambienti aggiungendo diverse stanze in più. Questi nuovi luoghi vengono integrati perfettamente nella nuova struttura e non risultano solo parti aggiuntive separate dal resto dell'esperienza. Ci sono anche nuovi eventi davvero spaventosi, oltre che uno strano personaggio molto significativo e dalla presenza ossessiva. È stata introdotta anche una barra della sanità mentale che si svuoterà quando assisteremo a degli eventi soprannaturali estremamente spaventosi. Questa sanità mentale andrà quindi ripristinata risolvendo degli enigmi chiave per progredire nel gioco. Una volta che questa sanità mentale sarà completamente esaurita, rischieremo di essere letteralmente espulsi dalla segheria, costringendoci così a riprendere il gioco da capo o da un precedente salvataggio. Tale feature è interessante perché aggiunge un ulteriore motivo di angoscia per il giocatore, perché i fenomeni sovrannaturali smettono di essere innocui e causano dei danni rischiando di compromettere la partita. Purtroppo però la natura casuale dei fenomeni e la loro frequenza, unita ad un'impossibilità di ripristinare in maniera veloce la sanità mentale, rappresentano elementi di un'ulteriore frustrazione per chi gioca. Anna quindi perde parte della sua cripticità, ma guadagna un grado di intelligibilità e di immersione molto maggiore. Quello che era fumoso e apparentemente privo di logica diventa più chiaro e lampante. La trama viene raccontata più nel dettaglio, gli enigmi seguono una logica più calzante e sono finalmente più facili da risolvere e da intuire.
Le nuove aree si integrano in maniera organica e naturale nella struttura base del gioco liscio, mentre i 5 finali aggiuntivi restituiscono una maggiore rigiocabilità a questo interessante titolo. Anna Extended Edition conferma il suo status di esperienza videoludica non banale, diventando più accessibile e minoritaria, ma mantenendo comunque la sua identità di gioco artistico e profondo. Un'esperienza intensa e destabilizzante che mi sento di consigliare a molti. Bene, popolo di YouTube, e dove è finito, ecco? Dove? Ah, ho capito. Lui odia questi giochi horror, lui fa di tutto sempre per nascondersi e non giocarci, perché gli viene sempre grande paura. Dove sei, ecco? Su, dai, vieni fuori. Eccoti qua. Lo so che non volevi giocare ad Anna, ma adesso sarai obbligato a giocarci, a finirlo, e vedrai che ti piacerà anche, lo so, perché a te piacciono queste cose un pochettino così artistiche, fatte in questa maniera. Certo che poi dopo poi la pipì a letto te la pulisci tu da solo, ovviamente, perché io non la pulisco più. Benissimo, prima di salutarvi vorrei ricordarvi due o tre cosette. Abbiamo una pagina Facebook, come al solito, ve lo ricordo, ve la linko sempre qua sotto. Se volete iscrivervi e mettere mi piace a questa pagina, oltre che iscrivermi al mio canale, quindi vi ringrazierei tantissimo. E poi vi devo segnalare che sto co-conducendo un podcast, un nuovo podcast nato da pochissimo, nato il mese scorso. Si chiama Calavera Caffè ed è un podcast dedicato principalmente alle avventure grafiche e punta e clicca. È realizzato in collaborazione con Adventus Planet, per il quale io scrivo, e Old Games Italia, e penso sia molto interessante, ha avuto un discreto successo, spero che voi l'andate a ascoltare e che vi piaccia. Comunque, se vi interessa il genere, credo che sia molto interessante per voi. Grazie ancora, ci rivedremo presto per altri video, prometto che ne farò, inizierò a farne un pochettino più frequenti, e niente, ci vediamo presto per i prossimi video.